Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione che inauguriamo ricordando Pippo Fava. Oggi sono 32 anni dall'assassinio del direttore dei Siciliani. A Catania tante le celebrazioni e anche il ricordo di uno dei suoi ragazzi, Fabio Tracuzzi. Sentiamo prima il servizio di Alessia Costanzo e poi questa testimonianza. Con una corona d'alloro ai piedi della lapide nella strada che porta il suo nome, Catania anche quest'anno ha ricordato Pippo Fava, il giornalista assassinato dalla mafia nel 1984. Come avviene da allora, le istituzioni e la società civile hanno voluto commemorare il direttore dei Siciliani con una serie di iniziative. Purtroppo le celebrazioni di quest'anno si macchiano di un altro grave lutto nella famiglia Fava. Poco prima di Natale, infatti, è venuta a mancare la figlia Elena. Pippo Fava, nato a Palazzo Lacreide, ma catanese d'adozione, fu ucciso di fronte al Teatro Stabile. Aveva parcheggiato la sua Renault quando un killer gli sparò 5 proiettili calibro 7,65. Un delitto di mafia per fare tacere una voce libera. Era successa una cosa sulla quale avevamo scherzato tante volte. Pippo diceva: sì, ora figurati si ammazzano a me, figurati si ammazzano a me, non hanno tempo da perdere. Invece era soltanto un modo di esorcizzare un pericolo che c'era, perché lui con il suo giornale, i suoi ragazzi, allora anche io ero un ragazzo, facevamo un giornalismo nuovo, diverso. Quello di Pippo Fava, l'ho sempre detto, ho sempre sostenuto e lo continuo a sostenere, è stato più che altro un omicidio ideologico voluto dalla mafia. Questo sarà il primo anniversario della morte di Pippo Fava senza la figlia Elena, che è venuta a mancare pochi giorni fa. Elena era una donna straordinaria, era come se fosse la reincarnazione. Ispezione dei radicali italiani oggi nel carcere di Bicocca di Catania, dove sono attualmente detenute 191 persone su 138 posti disponibili previsti nella struttura carceraria. La delegazione ha rilevato dei miglioramenti, ma permangono delle criticità. Sentiamo. Sono emerse luci e ombre dall'ispezione di una delegazione dei radicali che oggi ha visitato il carcere di Bicocca Catania. Sono 191 i detenuti presenti e il numero nei prossimi giorni è destinato a salire con la ripresa dei processi su 138 previsti nella struttura di Contrada Pantano d'Arci. Permane il grave problema dell'insufficienza di riscaldamenti, anche se il direttore Giovanni Rizza ha assicurato che entro marzo il problema sarà risolto. Abbiamo trovato una situazione migliore rispetto a 4 anni fa, quando effettuavamo una visita con Rita Bernardini. Per esempio, è stato abbattuto, e questo è molto importante, il muretto divisorio nella sala colloqui. Quindi adesso i familiari possono incontrare i loro parenti detenuti attorno a un tavolo. Permangono serie criticità sul fronte del sovraffollamento, della carenza di agenti di polizia penitenziaria, il fronte del riscaldamento, perché abbiamo un inverno mite, però nei giorni freddi si soffre parecchio all'interno. C'è un reparto, un intero padiglione che ancora non è a norma perché ha le docce esterne alla cella, e questo è in contrasto con il regolamento penitenziario. È stato arrestato in flagranza di reato in pieno centro a Catania un 44enne accusato di essere uno stalker. È stato fermato da un carabiniere libero dal servizio. L'uomo, un pregiudicato, ha prima palpato una turista in visita a Catania e successivamente adocchiato una giovane avvocatessa. In sua presenza si è abbassato i pantaloni. È stato arrestato per violenza sessuale privata. A Siracusa c'è un arresto per il tentato omicidio per motivi passionali. Voleva uccidere l'amante della moglie. Ci colleghiamo con siracusaoggi.it, dove c'è Gianni Catania. Ci sarebbero motivi passionali alla base del tentato omicidio di ieri a Siracusa, un caso subito risolto dai carabinieri che hanno arrestato un 28enne, Armando Lauretta. Armato di un fucile a canne mozze acquistato illegalmente e nascosto sotto il giubbotto, ha tentato di uccidere un 30enne che aveva iniziato una relazione sentimentale con la moglie. Accecato dalla rabbia, lo ha atteso fuori dal posto di lavoro, una trattoria all'incrocio tra via Lorina e piazzale Marconi, e lì ha subito tentato di esplodere un colpo, ma l'arma si è inceppata. La vittima, spaventata, si è data alla fuga. Ne è nato un inseguimento lungo via Lorina e una colluttazione nel corso della quale il trentenne aggredito ha ferito al viso Lauretta con un coltello a serramanico, ricevendone in cambio un morso sul labbro superiore che gli ha procurato una profonda ferita. Sono intervenuti i passanti, un agente della polizia municipale, sono riusciti a separare i due ed hanno contattato i carabinieri. Nel frattempo Lauretta aveva tentato di fare perdere le sue tracce, ma è stato rintracciato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa ed arrestato. Ero accecato dalla rabbia, le sue prime parole, ha spiegato così ai carabinieri i motivi del suo gesto.
Tentato furto in un postamat di Lineri, dove una banda di ladri ha cercato di impossessarsi dell'ATM attraverso un escavatore. Il mezzo è stato poi ritrovato tra le macerie. Probabilmente i ladri sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme e dall'arrivo dei carabinieri che stanno indagando su questo episodio. Emergenza neve sull'Etna, dove non si scia oramai da più di un anno. Abbiamo sentito il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Nuccio Fontanarosa. Se voi avete visto stamattina, ci sono 21 gradi, quindi pensate a 21 gradi, noi che cosa ci potremmo aspettare? Poi la neve purtroppo pare che dalle previsioni dovrebbe arrivare una perturbazione dopo il 15 di gennaio. Pertanto noi speriamo che in quella settimana 15, 17, 18 potrebbe essere la volta buona. E la Fisi, gli atleti come fronteggiano questa emergenza caldo? Come vi preparate? Beh, l'emergenza noi l'avevamo un po' preventivata, perché c'è il fatto che le gare le abbiamo messe proprio in calendario a partire dalla prima settimana di febbraio. Pertanto il caldo siciliano noi ce lo aspettavamo. Problemi non soltanto per chi si deve allenare, ma anche per l'economia. Tutto l'indotto ne trae delle conseguenze negative, perché non essendoci la neve nel periodo giusto, sicuramente c'è un indotto che non si muove, gli albergatori, i noleggi, i negozianti di articoli sportivi, cioè tutto quello che si muove attorno a questo mondo della neve, sicuramente in questo periodo è molto penalizzato. Bene, era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi invitiamo a seguirci sempre sui nostri siti internet di riferimento e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento. Sono entrate in vigore una serie di aumenti e tasse per quanto riguarda le ferrovie e le autostrade italiane. Ma che culo noi siciliani, non siamo minimamente toccati. Ma vi rendete conto? Che fortuna non avere autostrade, che fortuna non avere delle linee ferroviarie ad alta velocità. E poi ne la mandiamo, e poi ne la mandiamo. We'll be right back.